Buonasera a tutti, cari amici di Barba Biancorossa, benvenuti in questo nuovo video. Allora, si ritorna dalla sosta per le nazionali, prima partita, prima uscita ufficiale del Bari sotto la guida del nuovo mister Pasquale Marino, avversario il Modena, partita finita, guarda caso, un altro ennesimo pareggio 1-1. Inizialmente andando a scandagliare un po' quella che è stata la partita, il primo tempo è stato limitato anche per forti rovesci che ci sono stati, forte pioggia che ovviamente ha ostacolato, se vogliamo, per parecchio tempo il gioco delle due squadre che generalmente si sono pressoché equivalse, ma non è che fosse successo nulla di particolare. L'unica nota negativa è stato l'infortunio occorso al nostro regista Raffaele Maiello in un contrasto. Tutto fa presagire che il problema di questo infortunio sia abbastanza serio, vedremo in seguito con gli esami di routine, quelli strumentali che verranno fatti nelle prossime ore, quale sarà l'entità del danno. I tifosi del Bari hanno scioperato i primi 15 minuti di gioco, una protesta con uno striscione in cui si chiede rispetto e dopo hanno riempito la curva, quindi già si era incominciati, insomma, con questo clima, oltre che meteorologico, anche per quanto riguarda l'ambiente del tifo organizzato. Nel primo tempo quindi non c'è stato nulla di particolarmente rilevante sotto l'aspetto delle occasioni da gol, qualche tiro da una parte e dall'altra, tiri abbastanza telefonati. Nel secondo tempo Marino ha provveduto anche a dei cambi, portando la squadra a una vocazione più offensiva, spostando Sibilli sulla destra, facendo uscire Aramu, facendo uscire anche Maiello, che comunque era stato sostituito da Bellone nel primo tempo, e mettendo in campo anche Moracchioli sulla fascia sinistra. Da una ripartenza dalla metà campo del Modena è arrivato il gol di Sibilli con un bel rasoterra diagonale, se vogliamo chirurgico, di precisione, che ha battuto il portiere gialloblu. In quel momento il Bari aveva incominciato a spingere, ad intensificare ancora di più la propria manovra offensiva, ha avuto anche altre occasioni, un'altra occasione del Modena occorsa a una mezzala che ha tirato da fuori aria, quasi con un tiro a giro, si è disteso in una parata plastica Brenno sulla propria destra e ha smanacciato verso il fondo. Ha provato ancora con altri cambi il Bari a poter smuovere un po' quello che poteva portare il proprio gioco a occasioni pericolose, anche con l'ingresso di Ashik, spostando anche Dorval con l'entrata di Pucino un po' più avanti, ma una punizione quasi dal limite dell'area ottenuta dal giocatore Manconi, che lo stesso ha calciato in maniera eccellente, con un Brenno che chiaramente ha potuto far poco. Forse qualche minima responsabilità c'è stata. A quel punto si è riversato sempre di più verso l'area del Modena la squadra di Marino, conquistato più volte dei calci d'angolo che però non hanno sortito alcun effetto. In alcune ripartenze c'è stata un po' di scelta sbagliata, prima di Diov e poi dello stesso Moracchioli, che ha avuto un'opportunità con un errore difensivo della retroguardia modenese a poter battere a rete, si è allungato un po' troppo scartando il portiere e ha concluso di poco fuori, ma era un'occasione abbastanza ghiotta per il laterale sinistro biancorosso da sfruttare al meglio sicuramente. Nuovo ciclo, vecchi errori irrisolti è il tema di questa partita, ovvero squadra che passa in vantaggio, naturalmente con tutte le difficoltà che poteva avere questa gara, un nuovo allenatore, nuova
concezione calcistica da apporre in campo e da mettere subito in pratica. Ambiente che comunque già dall'inizio ha contestato la proprietà. Io mi espongo sempre e dico a giusta ragione, perché comunque il frutto di quello che stiamo vedendo a tutt'oggi è quello di un mancato mercato fatto solo di prestiti con giocatori arrivati all'ultimo che non si sono saputi integrare subito e creare quell'amalgama giusto all'ex allenatore Mignani prima. E comunque la patata bollente adesso che passa nelle mani di Marino, condizione atletica quindi che qui entra in gioco magari anche lo staff atletico che non è delle migliori, sarà anche il campo pesante di oggi, ma l'abbiamo visto anche nelle giornate precedenti, quindi non può essere un attenuante la pioggia insistente di quest'oggi e quindi il campo pesante. Dicevamo, Bari che passa in vantaggio in più partite e che si fa sempre, quasi sempre rimontare. Una vittoria in casa che manca da 140 giorni da quella semifinale di ritorno contro, il Sud Tirol nei playoff vinta con quel gol di Benedetti, quei tempi che oramai sembrano lontani ed erano dei bei tempi. Quindi c'è da scrollarsi di dosso queste incertezze, queste insicurezze, questa paura di voler affondare il colpo e portare a casa i 3 punti che ci manca da tanto tempo, purtroppo, lo dobbiamo ammettere. È una squadra che è ancora in evidente difficoltà tecnico-tattica, atletica e che comunque dovrà dare per forza un segnale con la nuova col nuovo allenatore che siede in panchina, assolutamente, perché dei pareggi non ce ne facciamo niente, visto che poi le squadre che scenderanno in campo, che sono scese in campo quest'oggi, che scenderanno in campo domani, comunque tenderanno ad aumentare quello che è il divario in classifica di punti, che è la cosa che più preme tutti quanti, perché al posto di fare passi avanti, facciamo passi indietro, pareggiando inevitabilmente, visto che gli altri portano a casa i 3 punti. Detto questo, ragazzi, la fotografia della partita era questa. Oggi Bari con troppe ancora difficoltà e pareggio che oramai sembra un demone attaccato alle spalle dei giocatori biancorossi dal quale non si riesce a districarsi. Quindi speriamo che il lavoro del nuovo mister possa imprimere nelle menti dei giocatori quello che deve essere, oltre che il proprio concetto tattico e la propria filosofia calcistica, ma anche l'ardore e la fame di vittorie che oramai manca da tantissime giornate. Io vi saluto, vi auguro buon weekend, buon sabato a tutti quanti voi, sempre a Le la Bari a Le. Vi esorto come sempre ad iscrivervi al canale, lasciare un like, attivate la campanella delle notifiche e fatevi sapere nei commenti. Buon dibattito a tutti quanti voi, quello che pensate naturalmente riguardo questo ennesimo pareggio casalingo. Ancora buon weekend a tutti quanti voi, speriamo di uscirne quanto prima. Ciao a tutti da Barba Biancorossa, mi raccomando, scalata verso gli 800 iscritti. Ciao, un bacio a tutti.